Ferrocane per una femmina, il nuovo film di Costabile, tratto da un libro di Lirio Abate, un film molto intenso e abbastanza con una tematica abbastanza forte. Beh, assolutamente sì, purtroppo è una tematica che deriva da una malattia, no? Un cancro che in Italia, ma non solo in Italia, perché la malavita e il malaffare esistono ovunque. Si rimane un po' così basiti dalla potenza di alcune immagini e a pensare che è successo realmente, veramente vengono i brividi. Anche non entro nel dettaglio, ma veramente l'uccisione o la vendetta che bisogna fare loro hanno dei modus che sono veramente, non so, si rimane veramente basiti. Però appunto noi facciamo il mestiere di vivere di personificare anche queste realtà che devono essere raccontate necessariamente. A volte spesso si dice sempre film di mafia, i soliti film di mafia. Non è così, è importante come vengono raccontate le storie. Il Padrino è un film sulla mafia, ma è un film di una potenza, di una bellezza enorme, gigantesco. Dipende sempre come vengono raccontate le storie. Il premio Alberto Sordi come miglior attore non protagonista, che emozione c'è? Ma in realtà quando ho ricevuto la notizia mi sono sentito un po' un bambino felice a cui viene regalato, che ne so, a Daniele, al mio nipote, quando gli regalo un Lego, no? Anche perché Alberto Sordi lo vedo continuamente, continuo sempre a vedere i suoi film, perché poi il nostro mestiere è una continua, almeno per quanto mi riguarda. È sempre che si deve apprendere, devo conoscere storie nuove, devo vedere quello che non ho mai visto, sentire anche la musica che non ho mai sentito, è quello che mi piace del mio mestiere. Questo mi permette spero, di essere e diventare ogni volta un corpo nuovo, una faccia nuova, un personaggio nuovo. È straordinario pensare a tutto quello che ha fatto e anche a che uomo era, perché sia attori ma sia anche esseri umani, forse anzi prima sia esseri umani e poi sia attori. E lui è una persona, non lo so, mi viene a fare questo sorriso perché è una persona dolce. Ah, no, io non l'ho conosciuta, ma l'immagine è anche una persona seria. Non lo so, ho dei bellissimi momenti che ho visto in TV. Quindi che dire, Alberto Sordi è Alberto Sordi, cioè, questo. Grazie, per me va bene. Grazie. E a questo punto che rapporto ha con Bari, con la Puglia? Ma io sono stato un paio di mesi fa, 2 o 3 mesi fa, qui a Bari, abbiamo fatto un film con Massimiliano De Piro. È una città che mi ricorda tantissimo Palermo e anche la mia Sicilia. Ma poi noi del sud abbiamo questo sentimento dell'accoglienza, del ben arrivato che si fa. E poi è una città che ha il mare, e quindi mi sento molto, molto, molto a casa mia. Adesso Progetti futuri? inizio il film di Emma Dante, tratto dal suo spettacolo Misericordia. È intanto questo. Poi col teatro, con la mia compagnia, al Teatro Biondo di Palermo, una produzione del Biondo, con un testo di Rino Marino, appunto Marino Ferracane, che è la nostra compagnia. Per ora così. Io invece volevo chiederle com'è andata con Costabile, che comunque era la sua opera prima e ha preso comunque un contenuto abbastanza importante, quindi ha lavorato su una storia molto sanguigna, molto seria, con contenuti importanti. Sì, ma Francesco secondo me è un talento, visto anche di altri lavori un po' più piccoli, di cortometraggi, ha un modo di raccontare suo. Una cosa che mi è piaciuta moltissimo anche questi sogni, questi incubi, e anche questo modo di muovere l'obiettivo da una cosa sfocata. Quindi ha un modo anche di entrare dentro quasi veramente il corpo della
dell'attore, del personaggio. Tra l'altro è un film, a mio avviso, molto sui corpi. C'è quella scena orribile in cui viene uccisa la donna, che proprio si tende mi viene a fare il gesto di distruggerla dal dentro, quindi un corpo che viene, è come quando un palazzo cade da dentro, che si sgretola tutto. Ma Francesco, io sono sicuro che farà tante altre cose belle, e anche racconterà delle cose anche particolari, anche nuove, e con un nuovo modo suo che è diverso, perché lui è una persona molto sensibile, e quindi questa sensibilità la mette anche nell'immagine. Il film ha vinto tantissimi premi già. Ve lo immaginavate durante le riprese? Comunque avevate questa percezione oppure no dell'importanza appunto dei contenuti del film? Ma già il fatto che si raccontava comunque una storia vera, e anche in quei luoghi, un po' a me, visto che avevo fatto anche Anime Nere, diciamo che anche il luogo dove vai a girare, secondo me ti permette anche di fare un lavoro sul personaggio, sulla storia. E avvertivamo che c'era un potenziale. E poi diciamo che secondo me ha fatto una scelta Francesco straordinaria, di scegliere Lina al suo primo film, una ragazza, un'attrice, con una potenza enorme, la tragedia greca. Lei si è messa il film addosso e l'ha portato avanti dall'inizio alla fine. Io non ho mai staccato un attimo dal suo viso, dalla sua credibilità, dalla sua fortissima emozione. Straordinaria. Va bene, grazie. Prima mi devo abbracciare.